Siamo a Grazzano Badoglio nel Monferrato Astigiano. Qui nell'antichità esisteva il borgo Santa Caterina a difesa del territorio. Nel 1700 l'abbazia benedettina acquista tutti i territori qua attorno, diventa un'azienda agricola e vinicola, poi lento degrado fino alla fine del 1900. Nel 2000-2003 la rinascita a opera dell'avvocato milanese Guido Alleva, un ritorno alle origini per esaltare il territorio. Ma dunque sì, avendo io origini di qua, origini astigiane, essendo legato sin dall'infanzia a questa meravigliosa terra che è il Monferrato, come sempre le combinazioni della vita, ho avuto l'occasione di ritornarci e di avere la possibilità di rimettere un po' a posto questa proprietà che era in stato purtroppo di quasi abbandono. E soprattutto far nascere una cantina. E di recuperare la tradizione enologica che in questa proprietà è una tradizione per la verità molto antica, nel senso che si faceva il vino e si è fatto vino per secoli. Che vini fate adesso? Noi abbiamo fatto delle scelte ovviamente rispettose della storia enologica del nostro territorio e anche rispettose della particolare qualità del nostro terroir. Quindi abbiamo recuperato tutte le vigne che potevamo recuperare di Barbera, Grignolino, Freisa, Nebbiolo e quindi dei nostri vitigni autoctoni tradizionali, in particolare facendo un lavoro di selezione clonale, di microzonizzazione dei terreni, perché l'intendimento era ed è quello di fare dei vini di vigneto, cioè dei vini espressione di quella singola e specifica porzione di terroir e quindi quella che i francesi chiamano cru e che nella nostra tradizione enologica c'è sempre stata. Giulia Alleva, oltre che della tenuta Santa Caterina, si occupa anche del relè appena inaugurato. Sì, abbiamo inaugurato oggi 9 maggio e io mi occupo della gestione generale del relè. Una struttura antica su un'antica costruzione qua del borgo, quante camere hanno? Ci sono 6 camere, una normale e 6 suite. Una struttura indicata per quale tipo di turisti? Diciamo tutti i turisti che sono interessati al vino in prima battuta, essendo legata alla tenuta, ma anche interessati a scoprire il paesaggio del Monferrato e il territorio in generale.